Non stupirti se una bomba ha mutilato o dilaniato un ragazzo. Non sorprenderti se ciò che indossi proviene dallo sfruttamento del lavoro minorile. Se non vuoi che il dolore uccida chi ami, fai qualcosa, difendi i loro diritti. Riflettori accesi sui diritti dell'infanzia per l'inaugurazione della mostra We Art the Future. L'esposizione, allestita presso le fruttiere di Palazzo Te, raccoglie tutti i lavori che hanno partecipato al quinto concorso internazionale di illustrazione promosso dalla Fondazione Malagutti Onlus. Noi siamo il futuro diventa così un filo che unisce le speranze e le aspirazioni, perché non siano più violati i diritti alla scuola, alle cure mediche e al gioco. Noi siamo il futuro, questo lo gridano i bambini, lo dovrebbero gridare i bambini e noi dobbiamo incoraggiarli a gridare il loro futuro e a darci tutto l'impegno, tutta la possibilità di far sì che loro possano avere garantiti non solo il cibo, la salute, l'istruzione, ma anche i diritti come la libertà, fondamentali per il loro crescere e il loro sviluppo. A fianco della Fondazione Malagutti sono intervenuti l'Associazione Illustratori e la casa editrice Red Publishing, il Comune di Mantova con il suo patrocinio, la Croce Rossa Italiana ed il Comitato Nazionale dell'UNICEF. Il nostro compito come UNICEF, voi sapete che risale proprio al lontano 1946, che è stato voluto fortemente dall'Assemblea dell'ONU, proprio questa tutela dei diritti dell'infanzia, dei bambini in tutto il mondo. Però purtroppo dobbiamo dire che l'Italia, e non solo, nei 37 paesi economicamente avanzati si trova al 29° posto per i diritti non rispettati. Il compito è di tutti, non è solo dei genitori, della scuola, dell'istituzione. Ecco perché è importante il lavoro che viene fatto dalla Fondazione Malagutti. L'UNICEF sarà sempre vicino a chi promuoverà i diritti dell'infanzia. Il primo premio assoluto è andato all'illustratrice Alessandra Castagni, che con l'opera 3-2-1 Volo ha rappresentato lo slancio vitale dell'infanzia. Ho cercato una sintesi che potesse rappresentare al centro la figura del bambino, in questo caso una bambina, in tutta la sua gioia e espressione di libertà. Ecco, soprattutto nel gioco, nel diritto del gioco che il bambino ha e deve coltivare durante l'infanzia. La bellezza di poter incorniciare questa libertà di espressione del bambino all'interno della natura. L'opera vincitrice diventerà l'immagine ufficiale della 12ª edizione del concorso Diritti a Colori. Tutte le illustrazioni saranno visibili al pubblico fino al prossimo 6 gennaio.